Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai, come di consueto, quando viene presentato, o meglio sta per essere presentato, un nuovo prodotto di casa DJI, c'è sempre qualche negoziante online che volontariamente o involontariamente, anche se involontariamente la vedo dura, pubblica per qualche ora o forse anche meno la pagina di vendita del prodotto che verrà lanciato poi nelle settimane seguenti. Quindi in quei minuti o in quelle ore in cui la pagina viene pubblicata si vede il prezzo, si vedono tutte le caratteristiche tecniche del prodotto che fino a quel momento magari non erano totalmente conosciute. E quindi anche per il DJI Mini 3 ovviamente si è ripetuta questa situazione. Ieri è stato pubblicato su uno store olandese per un periodo molto breve la pagina di vendita del DJI Mini 3 Pro. Quindi questo drone, che dal punto di vista estetico ormai era super conosciuto perché l'abbiamo visto praticamente in tutte le posizioni, compresa questa che state guardando, dove lui ruota e lo vediamo ovviamente a 360 gradi, però non avevamo chiare le caratteristiche tecniche. Adesso abbiamo anche quelle, se quelle pubblicate in questo store olandese sono tutte vere, perché comunque la certezza al 100% non l'abbiamo, ma normalmente quando succedono questi errori molto volontari è sempre tutto vero. Allora partiamo da quello che è la fotocamera, che ovviamente è una delle parti che interessa di più quando acquistiamo un drone di questa tipologia, e soprattutto se è un drone DJI. E qua abbiamo la prima novità, che dovrebbe registrare in 4K 60 fps, quindi dovrebbe essere il primo drone 249 grammi ad arrivare a questo tipo di risoluzione, quindi 4K 60 fps. Abbiamo un sensore non da un pollice come si mormorava, ma dovrebbe essere un sensore da 1 su 1.3 pollici, praticamente quello che abbiamo su lui, l'Apsan Zino Mini Pro. Come dimensione, quello è un sensore CMOS appunto da 1 su 1.3 pollici con apertura focale di 1.7. quindi da questo punto di vista sicuramente DJI ci ha un po' deluso, perché ci aspettavamo in questa versione Pro il sensore da un pollice, ma come sapete DJI tende sempre a separare i suoi prodotti. Quindi se avesse messo il sensore da un pollice sarebbe arrivato a lui il DJI Air 2S, e come vi dirò tra poco alcune delle caratteristiche sono comunque prese da lui, da DJI Air 2S, uno dei droni secondo me meglio riusciti da DJI, perché per caratteristiche della fotocamera, per caratteristiche di volo, per caratteristiche di sicurezza e per il prezzo che ha è il giusto compromesso. Secondo me questo, per il mio punto di vista, il DJI Air 2S è uno dei migliori droni riusciti da DJI, appunto per rapporto qualità prezzo e tutto quello che è il suo comparto video e foto. E questo per dire che alcune delle cose che vedremo tra poco appunto sono prese da lui. Allora, stavamo dicendo, la fotocamera, come abbiamo detto, ha queste caratteristiche, poi avrà l'HDR, le foto a 48 megapixel, ovviamente scatterà le foto anche in modalità RAW. Poi ci sarà anche la possibilità di registrare in di Cine-like, quindi questo profilo di colore piatto, per poi avere la possibilità di avere un editing video, o meglio una color correction migliore, con più possibilità di migliorare quello che abbiamo registrato. Quindi una funzione sicuramente interessante che troviamo sempre qua in DJI Air 2S, perché comunque se dirette concorrenti hanno introdotto appunto il profilo colore log, quindi un profilo colore piatto. E poi ovviamente altra novità introdotta da DJI sono i sensori anticollisione, che ormai i suoi concorrenti hanno, come ce l'ha lui lo Zino Mini Pro, come ce l'ha anche Autel Nano. Quindi sensori di rilevamento degli ostacoli in tre direzioni, sotto, frontali e posteriori. Quelli frontali, come ormai avete visto, di dimensioni molto importanti rispetto a quelli posteriori, che poi sono messi in posizione davvero strana, perché sono messi subito dietro a quelli anteriori, quindi la posizione è davvero strana. E comunque dalla foto e dai video si capisce che sono molto più piccoli rispetto a quelli frontali. Perché? Perché quelli frontali dovranno anche aggirare l'ostacolo. Sì, perché il nuovo drone di casa DJI, questo DJI Mini 3 Pro, avrà sì il rilevamento degli ostacoli ma anche l'aggiramento, quindi avrà APAS 4.0, che è lo stesso tipo di aggiramento degli ostacoli che abbiamo qua nel DJI Air 2S, e in più avrà l'Active Track 4.0,
che è lo stesso tipo di Active Track che abbiamo qua nel DJI Air 2S. Queste sono alcune delle cose che vi dicevo prima che sono state prese da lui, quindi averle in un drone 249 grammi è incredibile, perché comunque queste cose lui le fa davvero molto bene, quindi sia l'aggiramento degli ostacoli che l'Active Track, quindi avere portato queste versioni anche su questo piccolo drone è sicuramente tanta roba, sperando che riesca a fare tutte queste cose nello stesso identico modo che le fa lui. Sarebbe davvero tanta roba, anche perché novità assoluta appunto è l'Active Track in un drone di 249 grammi per DJI, ma non avrebbe potuto non farlo perché ormai i suoi diretti concorrenti lo stanno introducendo tutti, anche se Hotel Nano non sono sicuro che l'abbia già introdotto, ma in teoria dovrebbe introdurlo. Queste sono sicuramente delle novità interessanti. Poi avremo OcuSync 3.0, che è lo stesso OcuSync che abbiamo qua sul DJI Air 2S, che in FCC dovrebbe dare un range di 12 km e ripeto in FCC questi 12 km dovrebbe avere un ritorno video 1080 30 fps. E per quanto riguarda il radiocomando, la versione standard del radiocomando sarà come questa, identica, mentre poi ci sarà la possibilità di avere questo nuovo RC controller che ha il display incorporato. Però a livello di prestazioni, a livello di ritorno video, a livello di tutto questo, le due versioni dovrebbero comunque rimanere identiche. Poi un'altra funzione sicuramente interessante per un drone 249 grammi, sempre presa da lui, DJI Air 2S, è Spotlight 2.0, che chi ha provato un drone DJI e ha provato a usare Spotlight sa che figata incredibile che è. Sperando appunto che portata anche in un drone così piccolo riesca a farlo bene come lui, sarebbe davvero tanta tanta roba. Poi avremo gli hyperlapse, poi avremo anche i master shot, funzioni che abbiamo qua nel DJI Air 2S, che è una funzione secondo me interessante per certi punti di vista, perché andando ad inquadrare un soggetto, selezionando un soggetto, il drone farà da solo dei mini video facendo riprese, decidendo lui il comportamento delle riprese della fotocamera, quindi avremo dei mini video di qualche minuto interessanti senza fare praticamente niente, ed è sicuramente interessante per avere dei piccoli video da condividere sui social, perché magari la gente che acquista un drone di questo tipo magari è alle prime armi e potrebbe all'inizio utilizzare questa funzione, che per certe situazioni può diventare davvero interessante, poi in un drone appunto così piccolo. Poi abbiamo la batteria, che viene dichiarata per 34 minuti, quindi più minuti rispetto ad Hotel Nano, meno minuti dichiarati sempre rispetto ad Apsan Zino Mini Pro a livello di appunto minuti dichiarati per queste aziende. Ma c'è la possibilità di acquistare una batteria maggiorata che porta questo DJI Mini 3 a 47 minuti di volo, però questo porta anche il drone ad andare sopra i 249 grammi, quindi avremo un drone che non sarà più un drone 249 grammi inoffensivo, ma avremo un drone che pesa meno di 500 grammi, che per essere utilizzato ovviamente ha bisogno del patentino, e soprattutto non può essere utilizzato nelle stesse situazioni in cui viene utilizzato un drone 249 grammi. Però sicuramente è interessante, perché ragazzi, con le caratteristiche che ha comunque questo drone, avere tanti minuti anche se si va sovrappeso in certe situazioni o in certi utilizzi, se si ha il patentino, diventa sicuramente molto molto interessante secondo me. E poi avremo le solite funzioni automatiche, panorama 180 gradi, panorama sferico, e la possibilità anche di fare uno zoom 4x ovviamente digitale. E poi c'è il trasferimento dati, cioè quindi trasferire quello che abbiamo registrato nel drone direttamente nello smartphone, con il trasferimento in modalità veloce wifi a 30 megabit per secondo, quindi un trasferimento dati importante, anche perché questo drone comunque avrà file molto pesanti se registriamo in 4K 60 fps, anche se in tutte queste caratteristiche tecniche non è apparso da quanti megabit saranno i video in 4K, se da 100 o 120 megabit per secondo, comunque anche se fossero 100 andrebbero comunque bene, e 4K 60 fps a 100 megabit per secondo i file diventano davvero belli consistenti da trasportare o trasferire. Quindi ragazzi, queste sono tutte le caratteristiche di questo DJI Mini 3 Pro, caratteristiche che per certi versi sono davvero interessanti, perché prese da lui DJI Air 2S, sperando che riesca a fare nello stesso modo. Un po' di delusione per quanto riguarda appunto il sensore della fotocamera, ma come vi ho detto DJI tende sempre a separare i suoi droni, quindi non avrebbe mai potuto mettere un sensore da un pollice, perché c'è lui che ha il sensore da un pollice, quindi avrebbe tagliato le gambe a lui da quel punto di vista. O magari anche al futuro Air 3, che avrà magari il sensore ancora da un pollice, quindi
non lo so, DJI tende sempre a non fare accavallare i suoi prodotti, come ormai sapete, e per certi versi e in certe caratteristiche li deve un po' castrare per tenerli belli belli separati, che poi in certe cose ha dovuto esagerare, perché essendo arrivati droni come lui l'Apsan Zino Mini Pro, come Autel Evo Nano, che ha introdotto il sensore anticollisione, lui anche l'aggiramento degli ostacoli, l'active track e tutte queste cose che magari DJI non avrebbe messo ancora nel suo piccolo drone, è stata costretta, andando appunto ad accavallarsi con lui in queste funzioni, appunto per non rimanere indietro rispetto a loro. Quindi è stata nel limite del sensore, nel senso che non poteva metterlo più piccolo di lui, quindi l'ha messo uguale allo Zino Mini Pro e l'ha messo un po' più piccolo rispetto al DJI Air 2S, ma poi per altre cose ha dovuto per forza cedere alla concorrenza, che comunque sta incalzando in maniera impetuosa. Quindi ragazzi, in attesa di vedere se tutte queste caratteristiche saranno confermate, in teoria dovrebbe essere così, però la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Anche la data di uscita adesso è un po' incerta, non si sa ancora bene se sia ancora il 28 o forse DJI la vada a spostare, quindi tutto un po' incerto. Comunque, se le caratteristiche sono queste, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se acquisterete questo DJI Mini 3 Pro, se le caratteristiche sono quelle che immaginavate, se sono quelle che speravate avesse questo DJI Mini 3 Pro. E se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche lì. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.